La cosa comunque interessante che vediamo in questa lezione è che il creatore non ha abbandonato il suo proposito, anzi, ha ancora intenzione di realizzare quel proposito che aveva espresso all'inizio. Come lo sappiamo? Perché lo leggiamo in diversi passi della Bibbia. Prendiamo solamente due di questi passi. Se volete, potete prendere la scrittura che si trova nel libro biblico di Isaia. Isaia, capitolo 45, il versetto 18. Si trova a pagina 511 della traduzione che abbiamo menzionato, cioè Parola del Signore, nella sezione Antico Testamento. Comunque, come detto, in qualsiasi altra Bibbia si può trovare, guardando nell'indice. Isaia, abbiamo detto, capitolo 45, il versetto 18, che dice: Il Signore ha creato il cielo, è Dio che ha fatto la terra, che l'ha plasmata e resa stabile, non l'ha creata per rimanere vuota, ma per essere popolata. Sì, il Creatore ci fa sapere con questo pensiero che ha impiegato la sua sapienza per plasmare il nostro pianeta e lo ha reso stabile. Oggi siamo in grado di capire ancora meglio cosa volesse dire Dio per resa stabile. Gli scienziati ci spiegano che la Terra ha dei meccanismi che la rendono estremamente stabile per quanto riguarda la vita. Vi sono dei cicli chiusi, che funzionano alla perfezione e che permettono il cosiddetto riciclo dei rifiuti. Tra di essi vi è il ciclo dell'acqua, il ciclo del carbonio e dell'ossigeno e il ciclo dell'azoto. Anche dove l'uomo inquina, se si smette di inquinare, dopo poco tempo i meccanismi prodigiosi progettati dal creatore riescono a ristabilire l'equilibrio e la purificazione degli elementi. Indubbiamente il creatore ci tiene molto al mantenimento della vita sulla terra. Qui dice che non l'ha creata perché rimanesse vuota, ma perché sia popolata. E possiamo anche dire che il proposito del creatore per la terra è strettamente collegato al proposito che ha per l'uomo. Infatti, notate cosa troviamo in quest'altro passo della Bibbia, che si trova nel Salmo. Allora, prendiamo insieme il Salmo, capitolo 37, il versetto 29, che si trova a pagina 782 dell'Antico Testamento della Bibbia Parola del Signore. E qui leggiamo: I giusti possederanno la terra e vi abiteranno per sempre. La terra è stata creata per essere abitata e posseduta da persone giuste, dal punto di vista del creatore, che vivranno su di essa per sempre. Anche se ora le cose non stanno così, questo è il proposito del creatore. E noi possiamo essere certi che lui è in grado di portare a termine il suo lavoro. Come riuscirà a fare tutto questo? Daremo risposta a questa domanda in una prossima lezione. Prima però andiamo a vedere cosa è stato che ha determinato la situazione in cui ci troviamo ora, una situazione difficile. Lo vedremo rispondendo a questa domanda. Perché Dio permette le sofferenze?